Eccoci qua, Giorgia Trasselli, tutti ti conoscono un po' più per La tata di la tata di Casavianello. Casavianello. Sì. Qual è il ricordo più bello che hai, o comunque uno dei tanti ricordi di Casavianello? Ricordi sono tanti, gli aneddoti, ricordi, sì, tanti, tante risate, tanto buon lavoro, fatto seriamente con leggerezza. Questa è la cosa più bella che mi porto dietro, diciamo, di lavoro con Sandra e Raimondo. E poi gli ultimi momenti, devo dire la verità, adesso a distanza di tempo, insomma, mi vengono in mente sempre gli ultimi momenti. L'abbraccio di Sandra in camerino quando abbiamo finito quella che poi purtroppo è stata, che non doveva essere, però poi è stata l'ultima serie, nel 2006. E poi, insomma, il ricordo, diciamo, quello è una cosa molto bella, tenera. Pensavamo di rivederci, invece poi così non è stato. Ci siamo rivisti in una situazione molto triste che è stato il funerale di Raimondo. E il ricordo di Raimondo quando andai a trovarlo al San Raffaele di Milano, era già stato ricoverato, la sua vestaglia con le sue cose, e gli ho detto: "Ciao Raimondo, ti ricordi di me?" "Come no, ti davo tanti calci, ti inseguivo." "Sì Raimondo, dico, mi inseguivi sempre dietro a quel divano che te ne combinavo sempre una." Mi mise poi una mano sulle ginocchia, così in maniera tenerissima. Io queste cose me le porto dentro, Certo, ma porto sono le dentro. emozioni che chiaramente ognuno di noi poi ha e Sì, che ovviamente sono quelle che poi ognuno certo. di noi sicuramente ricorda. Ma parliamo anche di questo spettacolo che stai facendo in questa grande statue di romane che poi alla fine forse molti romani magari non sanno neanche. Ma neanche, senz'altro, compresa me, ammetto la mia ignoranza, a parte Pasquino, Babuino, sì, l'abate Luigi, sentite nominare Madama Lucrezia, che poi è il mio personaggio, ma però Marforio, il Facchino, però è anche difficile capire dove sono posizionati, adesso lo sappiamo dove stanno, ma prima di Ecco, questa bella la avventura, tua statua, a dove sta? Piazza Beh, Venezia insomma, all'interno, voglio sì, è un dire, po' nascosta, meglio, però è però enorme, è comunque, insomma, siamo a Piazza bellissima. Siamo Venezia, a il Piazza meglio di Roma, Venezia, insomma, sì, ecco, il meglio di Roma. Comunque, ecco, questo spettacolo, intanto grazie al Teatro delle Emozioni per averci accolto Grazie. e per essere qui a parlare con te in questo momento. E il Congresso degli Arguti, che era, ecco, queste sei statue parlanti, le sei statue parlanti di Roma. E la storia è un po' magica, un po' di fantasia ovviamente, no? Qui vince un po' l'immaginazione, però i piani sono proprio questi, l'immaginazione e la realtà che a un certo punto si fondono, perché queste statue che la notte parlano tra di loro, e questo fa parte della fantasia ovviamente, è altrettanto fantastico però è il fatto che un vagabondo musicista, un giovane che attraversa il mondo in cerca di felicità, di successo, di fortuna, lui è l'unico in grado di sentirle mentre confabulano tra di loro, Ma mentre non si è che invece lamentano. della fantasia magari in realtà magari succede che questi in qualche modo hanno dei segnali e continuano a parlarsi Può anche. darsi, questo dipende da quanto noi siamo capaci di ascoltare, da quanto noi ascoltiamo. Allora, al di là di questi tuoi personaggi in questo spettacolo, qualche altra cosa, qualche altro tuo lavoro, che cosa Io stai andrò lavorando, cosa adesso, stai facendo? sì, andrò a Napoli prima di Natale per un weekend al Teatro Bellini con Luciano Melchionna. E poi faccio un monologo che faccio spesso all'interno di un format. Poi a gennaio riprendo la tournée Firenze, Verona, Bologna, Parma, Modena, Torino, con Finché vita non ci separi di Vanessa Gasbarri, un testo di Gianni Clementi. E poi farò al Teatro dei Servi, sempre di Roma, Un bacio da papà, dai tuoi papà, con la regia di Gianluca Ferrato. E un Com'è testo di questo Giampiero titolo Bruno. particolare, un bacio È dai un titolo tuoi papà? particolare perché i papà in questo caso sono due. Io sono la mamma di uno dei due ragazzi che desiderano assolutamente adottare un Bambino. bambino, come, ecco, un tema abbastanza Ah, trattato.
in questo periodo. Allora, ho notato che in effetti in giro, voglio dire, ci sono molte cose che danno, sì, diciamo così, linguaggio all'omosessualità in qualche, sì, modo sempre più aperto, no? Poi in realtà abbiamo dei politici che proprio se ne fregano altamente. Io uso questo termine proprio per disprezzarli, perché se ne fregano in realtà di fatto delle persone che si amano. Ma infatti l'amore non ha né colori né niente, è amore, i rapporti umani sono rapporti umani. Da dove vengano, dove provengano, dove vadano, di che sesso siano, non lo so. E, tante cose sono difficili da accettare, io lo posso capire. Sai, a volte quando rifletto, e anche negli anni passati, quando riflettevo sull'omosessualità femminile, maschile, non è che tutto mi è apparso così easy, semplice. Ognuno di noi ha delle proprie resistenze, però bisogna aprire la mente, cominciare a guardarsi intorno, a pensare e a vedere tutto senza sporcizia, senza quella malizia, ce la mettiamo noi. L'amore è amore, mi ripeto, i rapporti sono rapporti. A un certo punto perché accanirsi a trovare qualcosa di strano che poi in fondo strano non è? Il diverso tante volte è dentro di noi, capito? Quello mi viene da pensare, il diverso nel senso della mentalità, certo, diversa, lo dico con un'accezione negativa, siamo noi che non riusciamo a capire. Quindi allora bisogna venire per forza o invitare un po' di gente a vedere questo spettacolo dei, sì, due papà. Ma come no, al Teatro dei Servi, sì. Quando andrà in scena? Dal 29 marzo al 17 aprile. E poi quest'estate, cosa di cui sono molto contenta e anche incuriosita, è che sarò Dolly, la mamma di Frank Sinatra, in una commedia musicale che sarà in estiva a Borgio Verezzi e a, non mi ricordo dove altro, farà due estive importanti e poi speriamo che vada bene, eccetera, si riprenderà l'anno prossimo. Questo spettacolo, sì, che vabbè è stato è qui ovviamente in questo teatro, ma in questo teatro qualche volta le emozioni poi fanno fare qualche passo avanti. Che bello, certo. Quindi speriamo, certo, effettivamente che sia così. Anche perché da quello che so, in realtà in questo teatro abbiamo tenuto un po' a battesimo la signora che fa la parte della Tramontana. Lei è la prima volta in scena, per la prima volta in scena. Ah, certo, qui sì, pensavo che già... Certo, no, è il battesimo di Marina Ripa di Meana, almeno che io, esatto, sappia, sei in teatro, certo, in questo teatro. Certo. È in questo teatro, quindi sì, è venuta a fare le prove, quindi voglio dire un battesimo che poi speriamo che porti, magari chissà, una lunga carriera teatrale a questa signora. Perché no, è come la tua, una versatile carriera come la tua. Grazie. Quanti anni sono che fai teatro? Tanti, sono 35. 35 anni. Allora, se gli diamo 35 anni e fare teatro a Marina Ripa di Meana, la vediamo per molto tempo, certo, insomma. Grazie. Tu invece quanti anni vorrai ancora fare teatro? Io? Finché riuscirò a ragionare, a pensare. Come una mia vecchia amica insegnante che si chiamava Paola Borboni, che si chiama in realtà Paola Borboni, Ribbio, fino all'ultimo respiro. È un po' quasi un desiderio e una condanna per chi fa teatro? Sì, fino all'ultimo respiro? Stare in palcoscenico? Sì, io credo di sì. Una volta la pensavo diversamente, ma adesso più gli anni passano, più vado avanti nella vita, più mi rendo conto che... Sai la solita battuta che si dice, il teatro è come una droga, cioè, io non lo so se sia come una droga o una droga, so soltanto che è una necessità, è un'urgenza. E questa urgenza, finché la senti, sei vivo, finché la senti, vuol dire che sei esisti. La devi vivere. Sì, la devi vivere. La devi vivere. Se tu dovessi stare a casa una stagione senza teatro, che ti succederebbe? Beh, starei male. Starei malissimo. Ma non credo che potrà mai accadere. Ti ringrazio, va bene. Bellissimo. Allora io ti ringrazio innanzitutto di essere stata qui, ovviamente ci vedremo lunedì al Teatro Quirino. Io starò seduto in poltrona. Wow. Speriamo, ma dalla prima all'ultima vanno sempre bene le poltrone, l'importante è essere seduti a vedere e ad applaudirvi. Grazie. Tante belle cose e tanti successi futuri e tanti applausi del pubblico. Grazie. Bene. No, appunto stavo dicendo che noi ci siamo. Oh, no, ma tu non fai?
due rispostini? Vuoi? Sì, certo. Certo. Allora, aspetta, mi devi